Saluto a tutti, oggi voglio farvi vedere come recuperare una situazione non ottimale quando il monocomponente non vi viene bello lucido. È facile capire se c'è Flavio tutto fare. In tanti mi avete chiesto, provando a replicare i miei video di applicazione di prodotti a bomboletta, come risolvere quando il trasparente monocomponente non viene bello lucido. Effettivamente è una situazione che può capitare e padroneggiare il trasparente monocomponente è molto difficile. Ci sono tantissime marche, ci sono tantissimi produttori di trasparente che fanno quello monocomponente in bomboletta. Monocomponente significa che è soltanto trasparente e diluente. Quando lo spruzzate, l'evaporare del solvente lascia la pellicola di vernice trasparente. Parliamo sempre di trasparente lucido, l'opaco è un'altra cosa. Io vi faccio vedere un prodotto buono che, se dato in maniera errata, crea il problema di opacità. Quindi voi state dando un trasparente lucido, però poi il supporto vi viene opaco. Vi faccio vedere come risolvere in questo caso e poi dopo alla fine vi dico come evitare che ciò avvenga. Andiamo a lavorare. Andremo a verniciare questo faro come se si trattasse di una rigenerazione e questa calotta a specchio come se si trattasse di una calotta da verniciare perché per esempio presa bianca o comunque presa di un colore differente, magari allo sfasciacarrozze, e la dobbiamo fare del colore della nostra auto. La prima cosa che dobbiamo fare in assoluto prima di verniciare: carteggiare leggermente la superficie. Io adesso andrò ad utilizzare uno Scotch Brite grigio. Allora, quanto dovete insistere? Fino a che non vedete che la superficie è tutta graffiata bene. Se il faro è ingiallito, rovinato, partite con delle grane più grandi, come vi ho fatto vedere nelle varie rigenerazioni di tutti i tipi di faro. Però adesso a noi ci interessa l'applicazione del trasparente e come risolvere quando viene opaco. Quindi non farò tutto il procedimento. In questo caso passo uno Scotch Brite. Invece, in caso in cui dobbiamo verniciare una calotta a specchio, come questa, non dobbiamo eliminare tutta la vecchia vernice. Ci passiamo lo Scotch Brite, la graffiamo in maniera uniforme tutta per creare una superficie bella carteggiata che faccia aderire il colore. Quindi, prima cosa andiamo a dare il colore del nostro veicolo sopra. Spruzzo il Next Clean, che è un antisilicone per carrozzeria a spruzzo, e lo sgrasso bene con un panno o con della carta, insomma, fino a che non levo tutte le impurità che ci sono sopra. Ok, preparato, sgrassato, vado a dare il colore. Agito per circa un minuto e lo vado a spruzzare. Assicuratevi che l'antisilicone si è evaporato completamente, quindi datevi 5 minuti di tempo. E poi spruzziamo una mano leggera di adesione e poi do la prima mano piena. Bagnate bene, ma non in maniera esagerata, eh. Fate anche i bordi, così avete il supporto bello coperto. Vedete come sta venendo carino? Lo lascio asciugare fino a che non è completamente asciutto. Passati 10 minuti, in questo caso perché stiamo a una temperatura circa di 20 gradi, è asciutto completamente. Vedete come si è opacizzato rispetto a prima? E vado a dare la seconda ed ultima mano. Non dovete fare colature o sovraccumuli. Vedete, spargo bene il prodotto dappertutto. I bordi l'ho fatti prima, non c'è bisogno, e do una bella mano para, così. Ok. Vedete, è di nuovo lucido perché ho appena bagnato con la base opaca, apposta si dice bagnare, perché dà quel riflesso di lucido bagnato. Aspetto 10 minuti, un quarto d'ora a 20 gradi. Ripeto, se fa più freddo aspettate di più, fino a che non diventa completamente opaca. Ok, è asciutto, vedete? Al tatto non lascia più l'impronta. Riprendo anche il faro e do lo sgrassante antisiliconico Next Clean anche sul faro. È importante questa fase di pulizia con antisilicone perché ci elimina dalla superficie tutti i potenziali grassi, siliconi e, diciamo, sostanze che possano creare una tensione superficiale che fa venire quei buchettini di apertura sulla vernice trasparente. Quindi io adesso vi faccio vedere prima la procedura corretta di applicazione del trasparente monocomponente, poi vi faccio vedere l'errore
che si fa molto spesso e che poi rende la superficie opaca. Agito per un minuto, cioè, e vado a spruzzare il trasparente. Ho questo monocomponente, che sia di vernici spray o di qualsiasi altra marca, è studiato per essere dato in strati sottilissimi. Se esagerate crea dei problemi, proprio perché è monocomponente, quindi un eccesso di prodotto causa anche un eccesso di solventi che vanno a creare una serie di problematiche inaudite. Quindi date una mano in questo modo qua, guardate, uniforme, bagnando bene ma una volta sola. Ecco qua. Adesso lasciata asciugare crea una superficie lucida e non serve fare altro. Uguale sulla calotta, specchio. Ecco. Vedete che lucentezza? Questo è quanto, non dovete darne di più. Una mano soltanto bella bagnata. Lo lascio asciugare e vi faccio vedere che rimane bello lucido. Ok, vedete? Quando asciuga, adesso che è asciutto, non appiccica più, può essere toccato, rimane bello lucido. Ovviamente non è la brillantezza del 2K, però è sempre un bel prodottino, insomma, voglio dire, rimane bello brillante per una calotta, per un faro va benissimo. Certo, farci uno sportello intero risulta abbastanza complicato, fino a che non vi spiego il secondo passaggio. Però l'errore che si fa più spesso dopo aver ottenuto una prima mano lucida è andare a dare una seconda mano o una mano troppo piena. Vi faccio vedere, perché nel momento in cui voi spruzzate vedete che questo prodotto vi fa proprio un bello strato corposo, lucido, bello bagnato. Guardate, io esagero proprio, senza farlo volare, però vi faccio vedere. Oh. Guardate che bello così, lucidissimo. Però è sbagliato, perché col trasparente monocomponente ottenere uno spessore del genere porta a dei problemi. Vi faccio vedere anche sul faro, guardate. Lo lascio qua e vado a dare una bella mano piena. Addirittura sbianca, diventa tipo color latte, lo vedete specialmente sui colori scuri, sui neri o sui blu, che se gliene date troppo ve li fa sbiancare. E io faccio sbiancare proprio, non sto colando, ragazzi, cioè vado proprio con l'intenzione di darne troppo. Ecco, ne ho dato eccessivamente tanto. Questo è il problema del monocomponente. Fino a che rimanete in quei limiti dei micron, lui rispetta le sue caratteristiche, cioè rimane bello lucido. Ma nel momento in cui le superate le sue caratteristiche, andate incontro a dei problemi. Il problema più grave è quando reticola. Questo non lo fa, ma nel momento in cui asciugherà vedrete che diventa opaco, non è più lucido. Quindi io lo lascio asciugare così, bello carico come gliel'ho dato, circa 2-3 ore, e poi faccio vedere il risultato com'è opaco. Ok, come vedete, a distanza di un paio d'ore, 3 ore, è asciutto molto bene, però ha perso un po' di brillantezza. Non è proprio lucido come quando l'avevamo spruzzato. Perché? Perché ne abbiamo dato troppo. Quindi se ne date troppo o troppo poco, vi risulta un po' più opaco. Non è bello come il trasparente della vostra auto, e uguale sul faro, non è bello lucido, perfetto, come dovrebbe essere. Quindi io adesso vi faccio vedere che ne incarto metà, sia di qua che di là, e do una lucidata veloce anche a mano e vi faccio vedere come riprende molto bene. Metto una pasta abrasiva, diciamo, medio mordente, non una cosa esagerata, che però mi porta direttamente al lucido. Vedete, panno in microfibra e comincio a lucidare in questo modo qua. Dovete applicare a mano una certa pressione e ci vuole un paio di minuti, Aggiungete altra pasta nel momento in cui vedete che si asciuga e continuate la procedura, sempre col panno in microfibra, facendo dei movimenti circolari. Asciugo. Vi faccio vedere la differenza. Ecco, guardate. Qua è lucido e qua è più opaco. La differenza di lucentezza si vede alla grande. Vi faccio
faccio vedere la differenza. Guardate la differenza anche sulla buccia. Qua è molto più opaco, mentre qua risulta molto più liscio e lucido. Vedete? Quindi basta che, se vi viene opaco, passate una lucidatura uniforme su tutto il pezzo. Lo faccio anche di qua e vi faccio vedere il risultato finale. Eccolo, vedete com'è tornato bello brillante? Come se fosse nuovo? Anche la calotta a specchio, bella, brillantissima. Guardate il riflesso delle lampade, com'è bella brillante anche la superficie. Questa è la soluzione numero 1. C'è anche l'opzione numero 2, cioè abbiamo dato una mano bella piena, non è venuto lucido, allora o diamo un'altra mano e poi lucidiamo, come ho fatto vedere io, che ci si impiega 4-5 minuti al massimo per fare un pezzo molto piccolo come questi, oppure si carteggia con Scotch Brite il pezzo, per esempio questo qua, mettiamo fosse venuto male, in questo caso è lucido, però fosse opaco, io gli do una carteggiatina leggera, quando si è asciugato impiega mediamente dalle 3 anche alle 24 ore ad asciugare completamente, quindi dategli il tempo, eh. Però magari ci siamo accorti che non va bene, non c'è problema, non c'è bisogno di rilevarlo tutto in alcun modo, non andiamo a crearci problemi strani di riportare a plastica, riportare a nudo, perché effettivamente è venuto bene, ma soltanto un po' opaco. Carteggio con Scotch Brite, do una bella pulita di antisilicone per carrozzeria, il Next Clean, pulisco bene, aspetto che asciughi completamente e vado a ridare una mano di trasparente monocomponente. Quindi praticamente andiamo, invece che rilucidare e impiegare 4-5 minuti, carteggio, sgrasso e vado a dare un'altra mano di trasparente, cercando di fare bene questa volta i movimenti giusti, cioè una mano bella para e bagnata, soltanto una mano bella bagnata piena, consentendo al nostro trasparente di uniformarsi come buccia, quindi come superficie. La dovete vedere che sembra come se ci fosse l'acqua sopra, vedete com'è bella lucida così, una mano piena e basta. Lo lascio asciugare nuovamente 2-3-4 ore fino a che non è secco al tatto e poi possiamo montarlo. Lucidato e rispruzzato, quindi alla fine abbiamo ottenuto comunque una brillantezza elevata con un prodotto monocomponente. Abbiamo questi due sistemi, quindi, per riportare la brillantezza sul monocomponente, che è, come vi ho detto prima, un trasparente di facile applicazione, di costo minore del bicomponente e soprattutto di lunga durata, perché la bomboletta la potete mantenere anni e il trasparente all'interno rimane intatto, perché proprio un monocomponente non si asciuga se non evaporano i solventi al suo interno. Ovviamente questa evaporazione dei solventi fa sì che in alcuni casi, se esagerate troppo col prodotto o ne date troppo poco, vi fa venire quella finitura leggermente appannata, opaca, chiamatela come volete, che non è brillante come il resto dell'auto. Però con questi due metodi voi potete recuperare tranquillamente, senza alcun problema, un difetto di applicazione. Questo anche nel tempo, nel caso in cui prenda tanto sole d'estate che gli porti a perdere un po' di brillantezza, potete sempre recuperarlo con una lucidata, o a mano o con un attrezzo. Oppure, nel caso in cui avete il pezzo smontato, vedete che non vi soddisfa, lo lasciate asciugare bene anche 24 ore, poi carteggiate leggermente con uno Scotch Brite e ridate una mano come si deve, fatta bene come vi ho fatto vedere all'inizio, e state a posto e ritorna lucido come era all'inizio, quindi non è niente di complicato. Vi lascio comunque in descrizione tutti i link dei prodotti che ho utilizzato. Spero di esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare.